Grazie Marco per averci invitato a partecipare questa sera. Allora, i tempi comunque sono contingentati per tutti, per cui dovrei andare estremamente veloce. Io vorrei portare su questo, cioè noi in tutti questi mesi di attività, dico noi come ampi, ma come comitato per il no, come partiti singoli, non dicendo, abbiamo puntato e stiamo puntando ancora oggi sulla, diciamo, spiegazione tecnico-politica di cosa sarà la riforma, mentre il fronte del sì, cioè quello governativo, viaggia, come avrete visto sulle televisioni, così con slogan, battute, sorrisetti, eccetera. E che hanno proprio presa, perché io ho visto la trasmissione fra Zagardeschi e Renzi, e poi ho parlato con la gente i giorni dopo, come capita tutti i giorni di parlare di queste cose in questi tempi così, e Renzi ha fatto più presa, ha più presa perché era spigliato, perché era divertente, perché era spiritoso, no? Zagardeschi che argomentava invece in maniera assolutamente ineccepibile gli argomenti, diciamo, del no sulla modifica della Costituzione, è stato preso come un barboso che tirava là. Quindi vuol dire, forse abbiamo sbagliato da questo punto di vista, forse non ne siamo capaci di fare una campagna come la fanno loro, ma forse per fortuna, nel senso che almeno siamo delle persone serie e pensiamo di andare avanti a essere sì. L'ANPI da 2 anni e mezzo si batte per contro questa riforma della Costituzione, non da pochi mesi abbiamo costituito il comitato. E chi ci segue, chi viene il 25 aprile, l'ha notato in tutti questi ultimi anni, a parte che l'ANPI, diciamo che è dall'inizio, da quando esiste l'ANPI, che si batte che per la conservazione, per proteggere la Costituzione da tanti attacchi che ci possono essere stati e che ci saranno. E abbiamo visto che fino a luglio l'ANPI per l'associazione partigiani è stato l'unico obiettivo di questo governo nel confronto appunto del discorso sulla politica. Poi di punto in bianco l'ANPI è scomparsa dalle politiche governative. Evidentemente un'associazione antifascista è un'associazione pluralista, all'interno ci sono rappresentati un po' tutti i partiti del cosiddetto arco costituzionale, dava fastidio, dà ancora più fastidio adesso che non se ne, proprio per il fatto che non se ne parla. Un esempio della paura che hanno, che questo governo ha della presenza dei movimenti antifascisti, l'abbiamo visto in questi giorni nelle commemorazioni della partigiana di Anselmi, dove non c'è, se voi avete notato o se avete visto, non c'è stata una parola sulla sua attività partigiana. La si è ricordata come parlamentare, come cattolica, come ministra, e non c'è stato, non c'è, Renzi non ne ha parlato, la Boschi non ne ha parlato, cioè l'ho sentito in televisione, come l'abbiamo sentito tutti, della sua attività antifascista da cui nasce la sua storia politica, e non è solo la sua personale, è anche la storia dei popolari, la storia di quelli che poi saranno i democristiani, la storia di quelli che hanno partecipato all'esistenza, non è stata assolutamente citata. Questo direi che è un fatto abbastanza grave, ma è un fatto anche indicativo della politica di questo governo. Io vorrei affrontare solo 2 argomenti velocemente. Per quanto riguarda uno è già grazie a Lilla, vi ha letto una parte di alcuni articoli. Io vi inviterei ad andare a leggere l'articolo 70, non perché sia particolarmente importante o più importante di altri, vi dicendo, ma perché è assolutamente incomprensibile. Allora, siccome noi riteniamo che la Costituzione, legge fondamentale, fondante dello Stato, dovrebbe essere insegnata nelle scuole, dovrebbe essere portata alla conoscenza di tutti comunque, un articolo che è assolutamente incomprensibile, non serve a nessuno, ma allora se si scrivono delle cose che non si capiscono, probabilmente ci sono dei secondi fini, ci sono. Vi leggo 4 righe tanto per illustrarvi la cosa. Al 3° comma dice: per i disegni di legge che dispongono delle materie di cui gli articoli 114, 3° comma 117, commi 2, lettera U, 4° e 5° e 9, 118, comma 4, 119, 3° e 4, limitatamente agli indicatori di riferimento, 5° e 6° comma, 120° e 2° comma, 132° e 2° comma, non vado avanti perché prosegue. L'articolo precedente era di 2 righe, diceva: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 Camere, punto. Questo articolo di cui ho letto 6 righe è fatto di 59 righe contro le 2 di prima, ed
è scritto tutto così. Allora, chiunque va, ormai lo digitiamo tutti, no? Wikipedia piuttosto che andare in internet, guardate l'articolo 70 della riforma, se non avete in mano da leggere dicendo, provate a leggerlo. Io credo che se uno legge questo articolo, quando ha finito di leggere, dice voto no, perché non posso votare una cosa che assolutamente non riesco a capire. Questa è la prima. La seconda cosa, brevemente, sulla legge elettorale, che è il cosiddetto combinato disposto che ci porterà a... È una cosa assolutamente allucinante. Adesso diremo due righe dalla legge Acerbo, la legge che portò al potere Mussolini. Mussolini andò al potere, come dire, a parte che era stato chiamato da prima a fare il primo ministro, ma nel 24 va al potere con le elezioni. Quindi diciamo che abbiamo avuto una dittatura che è nata democraticamente, se così si può chiamare. La legge Acerbo andava a modificare il sistema proporzionale in vigore dal 1919, integrandolo con un premio di maggioranza in quota fissa parte a due terzi dei seggi, esattamente quello che prevede l'Italia, come cosiddetto Italia, preciso identico, l'ha copiato, cioè non è che ha fatto la fatica di scrivere la legge, a beneficio del partito più votato, qualora questo avesse superato il quorum del 25%. Oh, andate a leggervi l'Italia, come vedete se ci sono delle differenze in questo senso. Il 25% per quanto riguarda il primo battuto, oggi avremo il ballottaggio, ma la cosa assolutamente non cambia. Sappiamo benissimo che abbiamo almeno due partiti, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che si attestano su queste cifre. No? Quindi, mettendo che nessuno dei due riesca ad essere eletto in prima istanza con premi di maggioranza, che raggiungeranno 40, quindi pare sia quello che è previsto adesso. Nella legge dell'Italia, con il ballottaggio ovviamente uno dei due supera comunque qualsiasi soglia, perché il ballottaggio va con i voti di chi vota, non di quelli degli elettori, percentuali di quelli degli elettori. Quindi avremo una legge che dà la stessa maggioranza che ha dato la legge Acerbo Mussolini. Ora io non voglio che qualcuno pensi, io sto pensando che Renzi voglia fare il dittatore o voglia essere la tenere di Mussolini in una maniera più assoluta, perché con questa legge può essere lui l'eletto, può essere un altro, questo è un altro ancora, cioè vale per tutti quelli che saranno eletti. Resta il fatto che questa è una legge che dà la maggioranza assoluta ad un solo partito che abbia ottenuto, diciamo pure in prima istanza, appena appena qualcosa più del 25%. Questa è una follia pura, insomma. Siccome noi non stiamo parlando della legge elettorale, però stiamo parlando di un combinato fra Costituzione e legge elettorale. Una Camera sola senza né più nessun controllo da parte della seconda Camera, con un partito che avrà i due terzi assoluti della maggioranza. Noi combattiamo contro queste cose, non combattiamo contro Renzi, non ci interessa. Non avete mai sentito un dirigente dell'ANPI dire che vuole far cadere Renzi, a differenza di Salvini piuttosto che di qualcun altro, no? Noi combattiamo neanche il governo, combattiamo questa riforma e questo Parlamento che ha votato questa riforma. Grazie. Grazie.